Salve, presento l'apertura della serratura di doppia mappa DM Plus, la modificata serratura di CR con il quadro specifico contro grimaldelli bugari e contro manipolazione. Vi faccio vedere la tecnica dell'apertura con l'attrezzo fatto apposta per battere sulle serrature. Questo è il tensore, si mette qui, si prende il catenaccio e qui si dà una regolata molto precisa alla trazione dei perni, si azzerra, si inserisce, si va a 90 gradi come sempre, gli si dà una tensione sul catenaccio grazie all'attrezzo di tensione e poi si comincia la manipolazione. Ci sono delle gorge galleggianti che impediscono più tensione di quello che è necessario, che poi le gorge si bloccano e si trasmette un'informazione falsa sulla chiave di apertura. Però non è abbastanza, eccolo qua. Abbiamo fatto il primo giro, adesso c'è un momento molto interessante. Si rallenta, si stringe e abbiamo la chiave già decodificata. Se torniamo un passo indietro, qua si vede la mappa già impronta sull'attrezzo. Se torniamo indietro, possiamo vedere che già abbiamo il codice di questa serratura. Eccolo qua. La prima mandata l'abbiamo fatta. Adesso si può procedere così. O si azzera questa, perché al solito vendo una asta, o si prendono due aste, con quali si fa la prima e la seconda mandata, memorizzando ogni mandata, uno c'ha la chiave intera per fare tutte e quattro mandate. Io azzerro, faccio la tensione giusta, faccio il prossimo giro, azzeriamo di nuovo. Si tratta sempre di usare la sensibilità. Fatto anche questo, azzeriamo, andiamo a fare la ultima mandata. Serratura aperta. Se vogliamo leggere la cifratura, dobbiamo stare in punto in mezzo, scaricare la tensione, le gorge scadono e si fissano in posizione di codice e poi si legge la chiave. Niente di particolare, niente di spettacolare su quella modifica. Con l'attrezzo della doppia mappa di Lucky Locks è sempre facile da aprire le doppie mappe. Grazie dell'attenzione.